Pedro su Nerd Village, ben ritrovati qua su Twitch. Siamo qua oggi per cominciare il nuovo capitolo di una serie storica. Siamo qua per il nuovo capitolo di Fire Emblem per quanto riguarda la saga di Path of Radiance. Siamo qua su Fire Emblem Radiant Dawn. Io spero di aver attirato abbastanza gente perché questo titolo l'ho fatto su YouTube, il predecessore, parlo naturalmente di Path of Radiance. Adesso invece per Radiant Dawn ci siamo spostati qua su Twitch. Naturalmente live di Radiant Dawn, per coerenza, le ricaricherò anche su YouTube in modo da non far perdere, insomma, il continuum della storia a chi ha già beneficiato della bellezza di questo bellissimo gioco. Io intanto, ragazzi, vi invito a lasciare il follow, vi invito a fare tutto quello che potete fare per supportare la live. Adesso aspettiamo un po' che si riempie la chat, aspettiamo un po' che mi parta anche dall'applicazione, facciamo un attimo un po' un remind di quello che è successo nel capitolo precedente, dopodiché ci andiamo a tuffare in questa nuova avventura, che è temporalmente 3 anni dopo Fire Emblem Path of Radiance. Quindi, insomma, vedremo diverse cose, rivedremo dei personaggi. È un gioco abbastanza lunghetto, ma siamo qua per godercelo tutti quanti insieme. Intanto io vorrei ringraziare Aci o Aki77 che off camera ha followato il canale. Quindi grazie mille, carissimo. Allora, aspettiamo un po' che si riempia il tutto e facciamo un po' di introduzione. Allora, c'è anche Pyrox, eccolo qua. Allora, non ho portato Fire Emblem Treehouses nonostante fosse nei miei. Oh, Manuel, che bello vederti qua su Twitch! Bellissimo, sono molto contento. Intanto, non ho portato Fire Emblem Treehouses perché ho fatto 2 run su 4 di quel gioco e devo dire che da portare in streaming è veramente tanto tanto impegnativo. E ho preferito quindi portare Fire Emblem Radiant Dawn per una questione di continuità con il capitolo precedente. Cos'è successo e dove ci siamo lasciati? Ci siamo lasciati con l'esercito di liberazione di Ozna, guidato dal comandante Ike, che ha sconfitto Re Ashnard di Dayne e ha liberato la propria terra. Adesso, comunque all'inizio del gioco, ci sarà un po' si può dire un riepilogo di quello che è successo. Comunque c'è da fare una premessa importantissima. Questo gioco è bello lungo, quindi le live capace che si protrarranno anche oltre le 22:30 quando possibile. Inoltre, questa settimana, cioè dopodomani, vedo se anticipare le 19 la live di testing e building oppure proprio non farla perché c'è la Roma. E quindi capite che nella vita ci stanno delle priorità. Comunque, detto questo, io penso che possiamo cominciare e ci dice: vuoi importare i dati di Fire Emblem Path of Radiance dalla scheda memoria per Nintendo GameCube? Sì, ovviamente. Ma io ho un problema perché praticamente sono tipo invertiti. Beh. Allora, epilogo: questo è il nostro salvataggio di Fire Emblem Path of Radiance. Quindi importiamo questi. Allora, giù me lo metto come destra. Io non so perché. Quindi andiamo su impostazioni Wiimote, configura. Configura, scusatemi. All'indietro S, sinistra A e destra D. Non so perché. Scusami. Ah, beh, ok, devo rifare. Perché adesso è glitchato l'audio. Facciamo un attimo così. Ok. Perché voglio un attimo sistemare qua, perché ovviamente capite che non può andar bene. In avanti lo voglio così, all'indietro così, a sinistra così, a destra così. Ok. Non me lo fa. Vediamo se in game me lo fa, boh. Allora, mettiamo difficoltà normale e cominciamo subito. Allora, cosa cambia? Che se importiamo i paragrafi, i salvataggi, sì, i paragrafi, se importiamo i salvataggi di Fire Emblem Path of Radiance, le nostre unità presenti in quel gioco che abbiamo fatto crescere in un determinato modo, subiranno, diciamo, una crescita un po' più sostanziosa anche in Radiant Dawn e devo dire che ci servirà, insomma. Allora, intanto ragazzi, fatemi sapere se l'audio va bene. Questa è doppiata in italiano, Trovato qualcosa? eh. C'è lo schermo nero? Non si vede? Stiamo perdendo tempo, non c'è nessuno qui. Non c'è Ok, nessuno che può scusate. fare qualcosa. Yone, non fare rumore.
Se ti sentono, ci troveranno. Chi va là? È la brigata della luce. No. Solo un... L'audio va bene, ragazzi? Capelli d'argento. Audio ok, perfetto. Se quell'indovina, diventeremo degli eroi. Senza di lei la brigata della luce non vale niente. Oh, il generale sarà molto soddisfatto. Legatela. Subito, signore. Senti, ragazzina. Stai ferma se non puoi farti male. Ho alzato un po', eh. Guardate un po' chi c'è. Caldissimo. Brava Mikaia. Andiamo. Bene. Yone. Allora. Allora, se ben vi ricordate, ragazzi, Sote era il ragazzino che abbiamo trovato sulla barca quando stavamo andando a Begnon. L'abbiamo trovato sulla barca di Nasir e lui doveva andare appunto a Dain per cercare una persona. Questa persona per l'appunto era questa Mikaia. Noi adesso siamo in terra di Dain. Dain, che se ben vi ricordate appunto era la nazione cattiva nel gioco precedente. Allora, c'è Edward. Deve essergli accaduto qualcosa. Non preoccuparti, arriverà anche lui. Ehi, mi è venuta un'idea, Mikaia, perché non usi i tuoi poteri per sapere quando arriverà Leonardo? Edward, sai bene che non posso, io riesco a prevedere solo alcune cose, ma non mi è possibile scegliere quali. Stavo scherzando, eppure Leonardo non è mai in ritardo, deve essergli H... Aiuto! Qualcuno ci aiuti! I banditi stanno attaccando la città, scappate! Ok... Dov'è l'esercito di occupazione imperiale questa volta? Come possono mantenere la pace se nessuno sa dove sono? Chi? I soldati di Begnon? Quelli se ne fregano di noi. Begnon ha vinto la guerra e Dain ha perso. Per loro non contiamo nulla. Sembra che il loro unico interesse sia dare la caccia alla Brigata della Luce, mentre i veri furfanti fanno quello che vogliono. Ok, aiutiamo noi. Avete davanti proprio due membri della Brigata della Luce, a cui Begnon sta dando la caccia. Cosa? Davvero? Fate parte della Brigata della Luce? Con i miei amici parliamo sempre di voi. Ok... Ragazzini costretti a rubare per aiutare i poveri. Praticamente, ragazzi, l'esercito di Begnon ha occupato Dain dopo che Dain ha perso la guerra contro Ozna. E intanto qua ci stanno appunto dei banditi. Questa è una città di marmocchi e vecchi, ok. Qui è troppo pericoloso per te, mettiti al sicuro. Ok, effettivamente c'è i comandi un po' sfaciolati, aspettate un attimo. Perché se io vado giù... Se io vado giù e va a destra, e vado su e va a sinistra, qua vado sotto. Allora, aspettate, va. Ciao, Judge! Allora, qua dobbiamo fare una cosa di... Dobbiamo fare un lavoro di fino, perché sennò qua non ci capiamo niente. Ma non posso giocare con il coso del GameCube? Col controller del GameCube? No, eh. Se io faccio tipo Wiimote reale... No, Wiimote ibrido. Vediamo un po' se me lo fa fare.
Mi cambia qualcosa? No, assolutamente no. Abilità di altoparlante. Wiimote emulato. Configura. Aspettate, raga, che qua purtroppo... Allora, all'indietro S, ma in realtà mi va a sinistra. Cioè, non ha senso sta cosa. Se io metto angolo 0, magari mi prende qualcosa di strano. No, por cazzo. Units can such... Che cazzo? Sì, Manuel, le animazioni le gestiremo come su Path of Radiance. Non ho capito. Ah, mettiamo Wiimote in posizione di traverso. Ah, l'ho inculato. Godo. Allora, facciamo intanto opzioni. Animazioni attacco per ora sempre. Velocità di gioco veloce. Velocità messaggi max. Evidenzia unità no. Ok. Allora, l'interfaccia, vedete, è molto simile a quella di Path of Radiance, però è un po' più completa. Ad esempio, fa vedere là. Iniziamo subito la nostra avventura con un bel triplo. Molto bene. Allora, per adesso abbiamo a disposizione queste due unità. Abbiamo Edward, che è un Mirmidone, e poi abbiamo Micaia. Allora, adesso io non so qua come faccio a vedere i dettagli dell'unità. B più 1, perfetto. Micaia è un mago della luce, che è una classe che praticamente la magia della luce in Fire Emblem e Path of Radiance potevano usarla soltanto i vescovi, mentre invece Micaia è un mago della luce, quindi è un'unità nuova. Vedete, ha appunto il livello di abilità dell'arma luce. Io questa serie fa la sub a nerd, la mia postpay con 1,40€. No, fanno il DLC Logos in Fodlan, mamma mia, magari. Non lo so, io ucciderei le unità nostre. Exodus, non sei molto vicino da una cosa. Poi questa cosa si vedrà più avanti, insomma. Tanto vediamo, si avvicinano. Vi faccio vedere anche l'animazione di Micaia. Avete visto, Micaia parla la lingua antica. Parla la stessa lingua che parlavano Rayson e Leann. Solo a me viene tagliata la parte destra del riquadro di gioco. Non lo so, perché in realtà lo schermo dovrebbe essere lo stesso di... Dovrebbe essere lo stesso di Path of Radiance. Aspetta che guardo un attimo come viene visualizzata. Perché può essere pure che ho settato male... lo schermo, però mi pare strano. Come viene visualizzata? Allora, in realtà c'è un po' di... vediamo un attimo. Sì, effettivamente è un po' tagliato maluccio. Scusate, adesso sentirete sicuramente il riverbero. Allora, provo a fare un attimo una cosa. Adesso vedrete un attimo qua tutto super cosato. Provo a fare un po' così. Che si dovrebbe vedere un po' meglio, secondo me. Altrimenti mi tocca togliere direttamente l'immagine. Forse ci conviene, sapete? Facciamo così, va. Gestiamola come una live di Minecraft, questa cosa. Allora, bla bla bla, supporta, si state vedendo tutto ma non mi interessa molto. Dolphin, eccola qua. Perfetto. Ci appoggiamo un attimo Minecraft per ora, la cornice.
Perfetto. Sì, stiamo facendo tutto qua in diretta, ma non ci interessa. Ok. Così praticamente abbiamo tutto il riquadro del gioco. Lingua antica ma più chiara del napoletano. Morto. Non ci interessa. Vediamo un po' come si vede. Ok, posso spostarlo un po' più a destra e poi ci siamo. Una cosa del genere. Datemi un feedback, ragazzi, anche se io adesso lo vedo da qua, eh. Perfetto, così va benissimo, dai. Curiamoci. Adesso le leviamo le animazioni, eh. Un altro triplo, regà. Il 10% di possibilità. Bene. E intanto arriva un'altra unità, arriva Leonardo. Mikaia, Leonardo, come ci hai trovato? Me l'ha detto un uccellino, il tuo per la precisione. Volevo affrontare questi banditi da soli, è stato un gesto insensato. Ok. Quindi abbiamo preso un'altra unità. Abbiamo preso l'arciere Leonardo. Vedete, lei usa proprio la magia della luce. Questa noi l'avremmo potuto usare con Rhys su Path of Radiance, però però non l'abbiamo fatto perché non l'abbiamo mandato all'unità di Vescovo. Un'altra cosa che, a cui dovete far caso è il fatto che mentre in Path of Radiance gli unguenti che si potevano tenere erano 3 e c'erano 2 tasche separate, una per gli oggetti e una per le armi. Qua abbiamo un inventario di 8 slot dove possiamo mettere tutto quello che vogliamo. E soprattutto gli unguenti sono 8, non sono più 3. Quindi questa è anche un'altra cosa. Erba medica, ok. Ah, fra l'altro mi sembra che qua l'erba medica cura 10 e l'unguento cura 20. Io non vorrei di cazzate, vediamo un po'. Allora, adesso vi faccio vedere l'animazione di Leonardo. Dopodiché possiamo anche andare senza animazioni. Io intanto, ragazzi, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete fare una sub in maniera completamente gratuita se avete un account di Amazon Prime da linkare a Twitch. Per fare un account di Twitch Prime, facendo la sub avrete accesso a dei privilegi come l'accesso nel gruppo di Telegram, la possibilità di spammare la faccia di Fiabon in chat e il badge di Mimikyu accanto al vostro nome. Che sembra una minchiata, ma vi assicuro che è sempre molto bello. Allora, vediamo. Questa cura 10, sono sicuro, infatti ci ha curato 8. Mentre invece, se volete sostenere il canale senza fare la sub, potete fare una donazione nel link di Streamlabs qua sotto in descrizione, sempre per sostenere il canale. E altrimenti, se volete fare una sub ma non avete Amazon Prime, potete approfittare fino al 24 settembre, quindi avete ancora una settimana del September per fare un abbonamento alla metà del prezzo. Quindi io, fossi in voi, un pensierino ce lo farei. Intanto, nuovo livello per Edward, che sta facendo i macelli in questa mappa. Diciamo che il mio obiettivo primario in questa run sarà quello di portare in endgame questi personaggi, perché solitamente sono sempre abbastanza scarsi. Però vorrei riuscirci. Vediamo un po'. Bene. Allora adesso, vabbè, mi sono curato con Edward, non ve lo posso far vedere. Qua dobbiamo andare per forza in avanti Edward, raga, perché Leonardo non può attaccare, mentre invece Mikaia è troppo debole essendo un mago. Però adesso gli facciamo già prendere un po' di esperienza.
Io vi leggo, ragazzi, in chat, c'ho il cellulare qua sotto con la chat. Se invece fate cose come follow, donazioni oppure altre cose, vado subito a vedere nello schermo, quindi state tranquilli. Chi vi crede di essere, Marmocchi? La Brigata della Luce? Salame. Ti sei messo contro le persone sbagliate, Pugo. Parapapam. E intanto arriva per l'appunto una notifichella. OBS Pyrots, grazie mille per l'hosting. Hai fatto ben una kill. Anch'io lavoro sodo e onestamente, ma cosa? Intanto arriva anche un'altra notifichella. Davide Goyan, grazie mille per l'hosting. Diamo il colpo di grazia a questo piccolo bastardo. La Brigata della Luce è l'Enel. Potrebbe. E finiamo il livello. Abbiamo vinto, non potevano competere con noi. Yune, vieni qui. Occhio a questo uccellino, ragazzi, che non è soltanto di abbellimento. Fermatevi subito. Ora un po' che si vede, i soldati di Bennion, diciamo che se la sono presa comoda. Non devono prenderci. Mikaia, Edward, gambe spalla. Vai. Io mi chiamo Nico, da grande voglio diventare come voi, tornate a trovarci. Vai, via, via. Damos it like the wind. Contro chi stai sbraitando, soldato? Generale Yarod, quando siete arrivato? Rispondi alla mia domanda, verme. A chi stavi gridando e perché ti sei limitato a gridare invece di intervenire? Chiedo scusa, signore. Chiedo scudo. Pare fossero membri della Brigata della Luce, una banda di ladri che prende di mira le merci riscosse come tributo. Si dice che restituiscano il maltolto agli abitanti del villaggio e si atteggino ad eroi. Si dice che tra loro ci sia anche una strega, la chiamano la ragazza dai capelli d'argento. Dicono che sia in grado di guarire le ferite con la sola imposizione delle mani e la ritengono una specie di salvatrice. E allora, come vi siete comportati con questi buffoni? Signore, alcuni giorni fa abbiamo trovato una ragazza dai capelli d'argento. Li avevamo stanati, ma quei cani sono astuti, alla fine li abbiamo persi. Capisco, ora inizio a capire. Che cosa, signore? Inizio a capire che razza di incompetenti siete. Fate cantare questa gente, voglio sapere chi sono questi banditi e dove si nascondono. Non mi interessa chi siano, più in gamba sono e più ci sarà da divertirsi, non è così, signore? Esatto, non ne posso più di sorvegliare questa sporca città. Avevo proprio bisogno di qualche nuova emozione. Adesso, ragazzi, guardate come il punto di vista della narrazione fa cambiare il plot generale della storia. Perché comunque noi siamo stati abituati che Dane erano i malvagi, Bennion erano gli eroi che ci hanno aiutati a riconquistare Ozna. Facciamo parlare il narratore. Sono trascorsi 3 anni dalla sanguinosa sconfitta dello stato nord-orientale di Dane per mano della vicina Ozna. Avendo rinunciato al diritto di regnare sugli sconfitti, Ozna ha lasciato al potente impero di Bennion il controllo della nazione. Esatto. Il futuro di Dane è ora in balia. Il futuro di Dane dell'impero. Le forze di occupazione di Bennion hanno condotto nei campi di lavoro tutti gli uomini di Dane abili alle armi. I lavori assegnati ai prigionieri sono estenuanti e finalizzati esclusivamente esatto. A fiaccarne il corpo e lo spirito. Qua era il ponte dove abbiamo sconfitto Petrin e invece sopra c'è Nevassa. I campi abbandonati restano in corso. Quindi diciamo che Bennion si sta a fare un po' i cazzi suoi. Giovani eroi sono riusciti a sfuggire all'esercito. Alcuni giovani ammassi di pixel sono riusciti a formare la Brigata della Luce. Unica forza in campo ad affrontare le forze di Bennion. Essi lottano per restituire a Dane la libertà. Le speranze di un intero popolo sono riposte in loro.
È un po' quello che era successo con i mercenari di Ike, no? Una ragazza dotata, a quanto si dice, di poteri mistici. Tra la gente di Dane, Micaia è anche conosciuta come la ragazza dai capelli d'argento. Per questa gente, Micaia è diventata, poco a poco, il salvatore a lungo atteso. Più volte le forze di Begnon hanno cercato di ridurre al silenzio la Brigata della Luce. Tuttavia, l'abilità di Micaia di avvertire in anticipo i pericoli ha finora consentito loro di sfuggire alle grinfie dell'impero. Esatto. Questo narratore l'ho già sentito, sì, è una voce abbastanza conosciuta, non so chi sia. La Giovane dei Miracoli, capitolo 1. Allora, accampamento. Come spieghiamo quello che è successo ieri a Sote e a Nolan? Allora, io ragazzi farò come Path of Radiance, i dialoghi leggerò soltanto alcune cose importanti, mentre invece per il resto andiamo avanti un po' così a braccetto, perché altrimenti ci mettiamo 6 ore se devo leggere tutti i dialoghi. Quindi abbiamo perso la guerra e Ozna ha vinto, questo non è più il nostro paese. Solo che Ozna se n'è andata dopo la vittoria lasciando per 3 anni il controllo del paese a quei cani spietati di Begnon. Capite quindi un po' come... A dire il vero, Ozna non aveva abbastanza risorse per governare un altro paese. Ecco qua, gli ultimi 2 membri della brigata. Ci sono pattuglie di Begnon dappertutto. Vedete ragazzi, Sote quanto è cresciuto rispetto al bambino che era 3 anni prima. Saper curare le ferite senza bisogno di tomi o bastoni magici è un dono raro quasi unico. Se qualcuno ti vedesse farlo, ti scoprirebbe, non so se sarei in grado di proteggerti. Ed è una cosa che possiamo fare anche in game, ragazzi. Micaia può sottrarsi dei punti ferita per curare un'altra unità. Un vicolo di nevassa, così, generico. Noi abbiamo Nolan adesso che è un lottatore, è un po' Boyd, diciamo, il Boyd della situazione. Sembra davvero che questa sia la strada meno sorvegliata, anche se pullula i soldati, ok. Ma davanti io, Micaia, Leonardo, copritemi le spalle. Ricordatevi di mantenervi a distanza adeguata dal nemico, restiamo uniti e facciamoli fuori una alla volta. Raga, lo sapete che... Lo sapete che questa missione all'inizio mi diede un sacco di problemi, perché, guarda, sto gioco, vi assicuro, è molto molto tosto. Sote è cresciuto come Goku nel primo time skip, sì, è vero, una cosa del genere. Che ci dà? Un unguento, va bene, grazie, signora. Qua mettiamo Nolan davanti e dietro tutti quanti. Capitano Isaia, avevate ragione, il vicolo è stato preso d'assalto dai membri della Brigata della Luce. Ok, perfetto. Allora, Nolan, secondo me, è una bella unità. C'ha soltanto il gran problema che è abbastanza lento e quindi è un po' faticoso gestirlo. Adesso dobbiamo far riavvicinare Leonardo. Facciamo così. Pam, 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 pam. No, no, mi Jagan, cioè tipo un PG forte sin dall'inizio senza bassi tassi di crescita con i level up. Sì, è vero. Infatti con i personaggi di Dane mi ci trovo un po' così, diciamo. Poi non gioco il locale con nessuno, molto antipatico, no? Lan. Allora, dicevamo. Leonardo. Dannazione, Kenkami. Almeno è pure no lag. No, raga, non gli date spago.
Vediamo se ho già fatto la prima cappellata. Non ricordo se Mikaia c'ha già... No, com'era? Scusa, stato B più 1. Sacrificio e spinta. No, ok, non ce l'ha ancora quella che fa crescere del doppio. Ok. Tanto arriva una notifica. The Italian Jojo just subscribed. Grazie mille. Grazie mille per la sub, carissimo. Penso che tu sia Super Gabri. Sì. Ragazzi, un punto e ciao gente. Non può essere nient'altro che Super Gabri. Grazie mille per la sub, carissimo. Adesso Pyrox, o comunque io a fine live ti manderò il link per entrare nel gruppo di Telegram. Come puoi vedere già hai il Mimikyu accanto e già puoi spammare la faccia di Fia Bonnie in chat. Sono sicuro che è l'unico motivo per cui tu abbia fatto la sub a questo canale. Grazie mille, benvenuto tra di noi. Allora, io direi di livellare Mikaia perché sta a livello 2. Perfetto. Noi mandiamo avanti Nolan a Piappizze, raga, perché dobbiamo fare così per forza. Con Leonardo e Mikaia dietro che fanno da support. Andiamo anche qua dentro. Maledetti, maledetti! Vengono nel nostro paese a fare i loro comodi e portano anche i nostri sacerdoti nei loro dannati campi. Ma io che posso fare? Non ho la tua forza e il tuo coraggio. Quest'ascia, meglio che la prenda tu. Che sono spadaccino, ma comunque grazie mille per questa scure. Che bello il migliorino cicciopino. Danno poca espo, sbaglio, ma in realtà è abbastanza... Cioè, ci sta, nel senso... La quantità di esperienza è abbastanza normale, è un po' comune a tutti i Fire Emblem che non ne diano molta. Noi adesso dobbiamo mandare Edward di qua. Perfetto. Edward è l'unico personaggio di questo gioco che può avere una crescita, secondo me, adeguata. Mentre invece gli altri non gliela possono fa. Cioè tipo Nolan, Edward, eccetera, o muoiono, cioè o ci moriranno prima, oppure non sono proprio adatti. Gabri del gruppo del Pardo? No, non è lui. Badabam, perfetto. Adesso dobbiamo sperare che venga lo spadaccino, cioè il lottatore e non lo spadaccino. Non viene nessuno dei due, perfetto. Vediamo un po' il calcolo dei danni sullo spadaccino. 9. Allora, qua dobbiamo stare attenti. Sono d'accordo con l'analisi del meta, è un troiaio su Showdown, ma fosse solo Showdown il problema, nel senso... proprio un meta che in genere non è ancora molto definito. Spero che sia una cosa soltanto per i locals e che già un torneo di livello alto come può essere Colonia ci siano delle cose un po' più stabili. Io ho portato, cioè, mi sono orientato finalmente su un team che è abbastanza solido e che secondo me ci sta. Quindi speriamo bene. Il problema di Nolan è che esiste un altro utilizzatore di Ascia più forte. Sì, in realtà non è neanche quello il problema, perché alla fine se a uno gli piace il personaggio poteva anche pensare di tenerlo. Il problema è che non va benissimo, ecco. Allora, facciamo 16. Facciamo così, va. Così lo uccidiamo con Leonardo. Perfetto. Abbiamo usato 3 unguenti alla seconda battaglia. Però andranno su BS, c'è meno merda da B1. Guarda, ti assicuro di no. Stanno delle cose allucinanti. Ma Fullomen chi è? Cioè, dici chi sei. Anche perché vedo che è Twitch Prime, quindi...
ti aspettiamo. 11, ok, perfetto. Ah, Filippo Montana, ah, dai, è perfetto, perfetto. Intelligentissima la CPU che invece di targettarci Mikaia ci targetta Edward. Allora adesso qua funziona come su Fire Emblem Path of Radiance, quindi facciamo scappare prima tutte le altre unità e poi facciamo scappare Mikaia. Ma non sapevo che ti piacesse Fire Emblem. Intanto arriva una notifichina, vediamo un po'. Fulloman si è buttato al Battle Bus. Grazie mille Filippo per il follow. Facciamo fuggire loro. Gangbang del vicolo. Sono un giocatore a tutto tondo. Sì, sì, assolutamente. Quello non lo mettevo in dubbio, però Fire Emblem è un po' di nicchia, insomma, quindi... Se ti piace io ti consiglio di andarti a vedere, di recuperare la live di Fire Emblem Path of Radiance, perché è un po' propedeutica per seguire questa, anche se comunque io spiego abbastanza cose mentre giochiamo, quindi... Però è bella come serie da vedere. Inseguiamoli. Ottimo lavoro, ecco il mercato, ok. Ehi signora! Nico! Mi stanno inseguendo di nuovo, vero? Tu e i tuoi amici state bene? Dannazione, dove sono andati? Lasciate a noi soldati, voi andate, mettetevi al sicuro. Grazie mille. Aspettate, eccoli là, prendeteli. Perché vi fermate? Beh, è che... Non vi lasceremo passare, noi siamo dalla parte della Brigata della Luce. Giusto, che la Dea protegga la Brigata della Luce. Aspetta, sta per accadere qualcosa di terribile. Cosa? No, dobbiamo tornare indietro. La nostra leader ha appena fatto un super level up. Oddio, non ci ho manco fatto caso. Mi fate fermare questa marmaglia? Nessuno può opporsi a Begnon. Colpire un bambino, maledetti selvaggi. Vi prego, questo bambino sta morendo. Questo è ciò che accade a chi si intromette negli affari di stato di Begnon, ricordatevelo. Non sapevo che uccidere bambini per la strada rientrasse tra gli affari di stato di Begnon. Stiamo solo facendo una nuova prendita con la Brigata della Luce, sono loro che hanno creato questa situazione. Guardate, senza bacchette, senza nulla. Oggi abbiamo assistito a un miracolo. Quello era il sacrificio. Quella ragazza deve essere la ragazza dei capelli d'argento. Solo lei possiede il dono del sacrificio. Infatti vedete che lei adesso è stanca. A fra poco Kenkami. E niente, lui però si rimette là in fila, cioè decoccio. Voi siete soldati, io sono il vostro comandante. Dovete seguire i miei ordini senza esitazione, avete capito? Mentecatti, ora muovetevi. Ce n'è sempre una, perché ho sempre a che fare con dei cretini? Beh, è proprio un po' una merda, Yarod, eh? Nevas, è lì che ci siamo incontrati ed è il solo posto dove mi sento a casa, ci torneremo un giorno.
Vai, Salvino. Capitolo 2. I diseredati. Quelli di Harrod ha proprio una personalità da SS. Come piace a te. Ancora poco arriveremo a Kishka. Potremmo fermarci a prendere qualche provvista, ma bla, ok. Per caso state andando in città? Il nostro abate è ammalato, ha bisogno di medicine, ma Bagnola ha requisito le nostre provviste nel palazzo. Ok. Palazzo di Lord Kishka. Ah, non era un posto, quindi un tizio. Ci sono stato alcuni anni fa, se ricordo bene c'è una grande sala d'armi all'interno. Ok. Allora, Laura. Laura, ragazzi, è un chierico. Ah, vedete, affiliazione Brigata della Luce, bla bla bla. Pure lei, abbastanza scarsa, c'ha 8 di magia. Che adesso però ce la facciamo andare bene. Sì. Mica, sa, vai. Eh sì, entrano tutte. Forza! Vai! Biscotto! Vai! Biscotto! Vai, Mirtilla, vai! Biscotto! Invasione canina. Allora, vai! Ciao nerd, sono stato sculato. Tommy, succede. Che devi fa? Qua facciamo così perché mi pare che loro possono scendere da qua, vero? Sì. Hai detto intrusi con un intero battaglione di guarnigione qui? Vedete ragazzi, già al terzo livello ci abbiamo già contro gli arcieri e le unità corazzate. Cioè, per farvi capire la differenza rispetto a Path of Radiance, dove la prima unità corazzata, che era il comandante di Dane, l'abbiamo beccata al quinto livello. Quindi non è proprio una cosa da niente. Tanto Edward qua già c'è sta per la Sha. Meno male che ci abbiamo il chierico. E poi ci abbiamo Sote. E con questo le serrature sono sistemate. Ora devo riuscire a portare tutti qua su. Perfetto. Regà, Sote all'inizio del gioco è veramente forte, mentre dopo tende a impippirsi. Però vediamo se lo riusciamo a far livellare un po' come Cristo comanda. Tanto tu vattene a fanculo. Poi Expino qua per Leonardo. Ecco qua, ma so tirata, oh, ammazza. Thomas Ruby, ciao, ciao, sì, ciao mille. Ciao carissimo. Edward mani di spada. Sì, è tipo l'upgrade. Un'altra cosa che non mi piace molto di Mikaia è il fatto che sia un po' lenta come unità. Quindi anche più avanti tenderà a subire molti double focus e può essere un problema perché, come avrete ben visto, c'è i PS che sono veramente bassi. Lui decide di attaccare Leonardo, per fortuna. Comunque in genere le mappe sono un po' più interattive rispetto a Path of Radiance. Vedete, qua possono salire e scendere i piani, si possono arrampicare, quindi è un po' meglio. Sono nella Brigata della Luce e vado dove mi pare. Sono qui per riprendere ciò che avete sottratto alla gente di Dane. Adesso ci abbiamo pure Sote, raga, io vi devo far vedere l'animazione di Sote, perché è uno spettacolo. Allora, facciamo così. E poi c'è la host, raga, della Brigata della Luce, non questa, ma una un po' più avanti, che vi assicuro che è veramente bella.
Vai. Poi vedete che ogni unità c'ha un'introduzione prima di muoversi. Le telecamere sono gestite un po' meglio. Mai come Stefan, lui era rottissimo, è vero. Mikaia, imparto a giocarla, però che sberle che tira i corazzati, assolutamente. Nessuno sarà mai forte come Ekka, assolutamente no. Consiglio di disattivare le armi di Sote per non rubare exp agli altri. Però, Manuel, il problema di Sote è che ci serve. Ci serve perché sennò stiamo inguagliati. Lui ci arriva da Mikaia, sì. Ci arriva lo stesso, cazzo. Facciamo così. Voglio farvi vedere. Intanto voglio fargli uccidere quell'arciere. Allora no, pugnale di bronzo. Guardate che spettacolo. In questo gioco, ragazzi, hanno messo il livello di arma anche per i coltelli. Vedete, c'è il pugnale di bronzo e ci abbiamo, che ne so, il pugnale di ferro, il pugnale d'acciaio, lo stiletto. Quindi adesso anche i coltelli sono un'arma utilizzabile. Sote sarebbe la nostra Titania, cioè l'unità di secondo livello, che è quella un po' più forte. Per quanto riguarda invece quello che ha detto il buon Manuel in chat, sicuramente arriverà il momento in cui disattiveremo le armi di Sote. Magari le teniamo se vediamo che riusciamo a fare un chip damage. Però, raga, in questo tipo di livelli dove c'è tanta gente che ci può dar fastidio, specialmente avendo unità fragili come Edward, Mikaia e Laura, e anche lo stesso Leonardo, in realtà ci serve avere un po' di potenza di fuoco che faccia davvero la differenza. Cioè, guardate, raga, Leonardo prende 14 danni dal colpo di sto tizio, cioè è morto praticamente. Vanno preservate tantissimo le unità. Via. Tanto siamo 11 spettatori. Molto bene, sono molto contento. Primo episodio, ragazzi, fatelo andare bene. Mi raccomando, condividete la live sui social, su Twitter, su Instagram. Se fate delle storie su Instagram, ve le ricondivido sul mio profilo taggandovi, naturalmente. E vi ricordo, naturalmente, sempre, se volete sostenere il canale, che c'è la possibilità di fare o la sub oppure la donazione. La donazione può essere anche one shot e potete farla quando volete, insomma. Penso che Sote manchi le due hit che io ho solo contro cavalieri e corazzati. Ok. Allora, livellino per Mikaia, vediamo se c'è... Sì, qua c'è decisamente qualcuno che ci può rompere le palle. Allora, queste le possiamo ridisattivare. Cerco di mandare Sote qua per attirare l'attenzione di quei due. Perfetto. Che succede? Ci sono dei ladri, un gruppo? Ok. Uno ha i capelli di uno strano colore argento e l'altro... Ok. Penso che stiano arrivando rinforzi. Quindi facciamoli salire qua. Guardate un po' lui che c'è sciotta. Lei dobbiamo cercare di farla livellare il più possibile, raga. Lui si cura. Ma non si muovono loro?
Quanto fa Micaia per curiosità? 20. Madonna. Allora no, proviamo a fare tipo una cosa così. Tanto questa la dobbiamo dare a lui. Ci fa veramente male, raga. Eccomi di ritorno. E niente che cambia. Abbiamo preso il controllo di Sote per ora. E c'è quest'arciere con un arco d'acciaio super cattivo che ci ha fatto appena molto, ma ci ha appena fatto molto male. Oddio, grazie. Meno male che non è arrivato da Edward. Perfetto. Ce la fai a shottarlo? No. Il ladro li sta brutalizzando peggio di Xerneas. Una grande verità questa. Ah, e abbiamo reclutato Laura, che è un chierico. Abbiamo preso l'arco d'acciaio per Leonardo, quindi glielo diamo subito. Oh, ma dai Leonardo, sei veramente una pippa. Ah, ma Leonardo c'ha il drago scudo che aumenta la difesa. Quando me lo dite? Difesa 10, 2, 14, 3, 6, 5. Forse lo darei a Edward. Poi qua ci stanno Duchess. Facciamo così, va. Apparecchiamo un po' a loro. Sei un fesso che l'hai riattaccato, però. Così muore. Vabbè. Lo volevo far uccidere a cosa? Micaia. Se parli di altro, come va il test? Il test va bene, ho fatto un bel team. Sono riuscito a fare un bel team. Ci ho vinto pure diverse best of three con gente forte, quindi ci dovremmo essere. È uno Xerneas Necroz, ma figo. Fluido energia, molto bene. Capite perché dobbiamo aprire le casse, raga? Noi adesso dobbiamo fare così. Certo che passare da Shinnon a Leonardo, mamma mia! Veramente! Io qua non mi fido, quindi prenderò lei in cura. In cura è bruttissimo, però. Mandiamo Sote invece a saccheggiare. Così facciamo comunque guadagnare esperienze. Vedete, essendo noi su un piano rialzato, loro hanno la precisione molto, molto diminuita. Quindi da qua possiamo attaccarli bene. Xerneas Necroz, ma bello come Arcadi, poi è anche forte. Poi soprattutto io sono molto soddisfatto perché non essendo mai riuscito a giocare bene Necroz, ma per me è una bella sensazione. Cioè, scusatemi, non Necroz, ma Xerneas. Non ho molta padronanza con il cervo. Comunque è il tuo primo, anche se è il primo meta che gioca, è difficile stare dietro a tutto. Sì, è vero. Poi diciamo che se è cominciato adesso è ancora peggio. Purtroppo l'Ultra Series come meta per allenarsi è il migliore per quanto riguarda la... per quanto riguarda l'essere pronto a tutto. Nel senso, se tu adesso riesci a gestire roba tipo Rayquaza, Xerneas, Kyogre, Groudon, eccetera, non dovresti avere problemi con i Pokémon che non sono Uber.
Naturalmente, naturalmente sarà un altro metagame senza Uber, ma già che ad esempio l'output di danno è molto ridotto, aiuta. E se tu sei abituato a fare una... se tu sei abituato ad avere un certo tipo di pensiero con gli Uber, invece quello con i senza, diciamo, ti fa fare altri ragionamenti, però allo stesso tempo riesci a gestire meno danni e via dicendo. Allora, che ci abbiamo dentro ste casse? Infatti trovo roba davanti che non so proprio che faccia. Ah, Sote è il classico vagabondo, sì, esatto. Io Jade in GC20 in spada e scudo, almeno gli scheletri, vabbè, che in Kami, ma se non sappiamo il meta è ancora un po' presto, diciamo. Allora, io farei prendere qua esperienza a Mikaia. Ci stanno tanti Pokémon nuovi, dico, ancora non sappiamo niente. Bello sto level up di Mikaia. Fece Leonardo. Vai, onesto, dai. Vai. Tanto a noi ci servono altri due turni. E dai, però, aggraci. Che palle, dai, mi tocca mandarci coso, Nolan. Che palle. Queste cose inutili. Non che io rispetti il meta. Tanto vediamo se sarà fattibile fare un team in meno di una settimana. Poi ci pensiamo al team, è vero, assolutamente. E niente. Là i soldati di Begnone pensano che noi siamo innocui, a quanto pare. Scusate raga se ci metto tanto, ma visto che dentro una cassa abbiamo trovato uno strumento che aumenta l'attacco di 2, capite che vorrei prenderlo, vorrei prendere gli altri oggetti del genere. E poi comunque ci facciamo pure esperienza con loro. Prima che ci vado con Dynagramoran. Oh! Iniziamo a mandare Laura qua. Quei nemici giocano alle belle statuine e ti fanno da farming experience, giusto? Sì, una cosa del genere. Vediamo un po' che c'hanno. Lamavento, questa la diamo ad Edward. Così può attaccare da lontano. Chiave cassa, vabbè, non ci serve. E abbiamo finito anche questo livello. Tani, bene. Questa è una bella magia per Mikaia. Ok, dai, abbiamo preso le medicine per l'abate. Ci siamo tutti? Aspettate, manca ancora Laura, era qui con me. Ci rivediamo alla valute di Kuno tra 3 ore. C'è qualcuno qui? Hai avvertito la mia presenza, vero? Dov'è Laura? Hai scoperto il mio piano, sei davvero arguta come dicono, mia cara. Sei persino venuta da sola, che coraggio, vuoi dare ai tuoi amici la possibilità di scappare, premuroso da parte tua. Ok. Ecco anche Xabi, dai. Certo Xabi, mo che c'hai i soldi, potresti pure fare la sub, eh? Cioè.
colpa del fatto che devo ancora imparare a giocare a Mario Kart per SNES, che boh, è infernale. Io devo giocare a Breath of Fire. Anzi, scaricatevelo, raga, perché è bello. Sono già sicuro che vada a raggiungere. Ok. Guardate un po' chi c'è, Amy. Amy, se vi ricordate, era una dei mercanti che stava con i mercenari di Grail. Purtroppo non ci sono unguenti per quella tua ferita, però facciala con questo straccio, ok. Io, Mikai, piacere, mi trovo in questa prigione ormai da qualche tempo. Mikai, do il benvenuto a nome mio e della mia amica Iliana, che sta schiacciando un pisolino. Anche Iliana, nostra vecchia conoscenza. L'artwork di Iliana, ragazzi, terribile, fra l'altro, rispetto a quelli di Path of Radiance, ma ok. E guardate un po' chi c'è, vediamo se lo riconoscete. Ma non sai parlare, sei sempre stato così silenzioso che pensavo non parlassi la nostra lingua. Se vuoi posare questo unguento sulla tua ferita, ho un preparato di erbe diverse. Grazie di cuore, ok. Non ci vediamo da quando regalavi i bacchetti a Ike, che era spadaccina. È vero. Ci è voluto un po' per arrivare qui, mi spiace. Ciao. Ciao, mi ricordi? Si è fatto davvero carino, penso di essermi già presa una cotta. Voi vi conoscete? Più o meno, ci siamo incontrati durante la guerra. Ok. Posso unirmi a voi? Certamente. Grazie mille, il mio nome è Kurt. Allora Kurt, dopo di te. Chi lo sa già, ragazzi, non facesse spoiler, vi prego. Sote, da questa parte. Nolan, Edward, Leonardo, ok. Vi ho detti tutti. Sappiate che io voglio Nefeni che parla come Arash. Un soldato di Begnon? Sì, ci ha detto, se siete qui per liberare Laura, seguitemi. Ok. Vedete, pure qua abbiamo già un'unità a cavallo. Questo è per te. Il mio tomo, dove l'hai trovato? Sempre nell'armeria, non sapevo che fosse il tomo, ho pensato che poteva esserti utile. Ok. C'è anche un bastone per te, sorella. Bella sore. Anche io posso combattere, potresti passarmi quel tomo? Sappiamo che Iliana, non sapevo che usassi anche tu la magia della luce. Sote, questo è un tomo di magia del tuono. Ah sì? Siamo alle solite, li hai presi a caso, vero? Come vecchi tempi, Iliana, va bene? Non voglio combattere, ma sono contento di farle al tuo fianco. Adesso vi faccio vedere una cosa. Allora, sono furiosa. Il cibo qui era terribile, ce ne davano pochissimo, mi vendicherò. Allora, adesso vi faccio vedere una cosa. Intanto Kurt Naga, sì, raga, è il principe di Goldoa. Scusate, mi sono spoilerato da solo. Allora, il protagonista è Mikaia. Kurt, che sarebbe Kurt Naga, c'ha a livello 1 pellegrino 15 di forza, 15 di difesa. Quindi, non so proprio di che sta a parlare. Razza Beork, assolutamente no. Poi abbiamo Amy, negoziante, è una pippa. Ci abbiamo Iliana, livello 12. Vedete, lei è già un po' più forte perché comunque viene dai salvataggi di Path of Radiance. Tuono e tuono d'elfo. E soprattutto vedete che la classe è mago-tuono. Perché qua i maghi sono divisi a seconda dell'elemento. Quindi i maghi non potranno utilizzare tutti gli incantesimi come facevamo noi in Path of Radiance. Ma che cazzo? Crisis Corpse Ride. Ci hanno fatto un ride. Grazie mille, Dante Crisis. Fatto red contro un gruppo di 5 utenti. Allora, benvenuti, ragazzi. Stavo dicendo, non possiamo utilizzare tutte le magie di tutti quanti gli elementi, ma sono appunto divisi a seconda dell'elemento peculiare. Allora, noi qua abbiamo una persona da reclutare che non mi ricordo dov'è. Mi sa che deve ancora arrivare. Boh. Che taglio sta cosa dei raid. Allora, io metterei Sote qua per
far fuori un po' di gentaglia. Sì, direi che così va bene. Siamo un po' a rischio qua comunque. Facciamo una cosa del genere. Sì. Dopo lo facciamo anche noi un raidino? Sì, why not? È a sinistra ed è un soldato. No, no, sì, lo so, ma non lo vedo. Perché penso che non sia ancora spawnato. Tanto qua Edward ce l'hanno seccato. Meno male che non ci hanno ucciso l'unità. Cioè, meno male che non abbiamo ucciso l'unità davanti. Perché ci serve da schermo. Così lo spadaccino è andato da Nolan e non da noi. Già questo livello, regà, è bello pesante, eh? Buonasera e buona fortuna a Dane. Scusa, non sono arrivato di... Ma stai tranquillo, fra. Lui attacca Leonardo, speriamo che il cespuglio faccia il suo dovere. Naturalmente non è successo. Vedete, ci hanno già scrociato. Ecco perché ci serve Sote. Non ce la possiamo fare da soli, raga. 16 spettatori intanto. Minchia, siamo un botto. Dai, perfetto. Oh, eccolo qua. Bene. Allora, qua adesso noi ce la dobbiamo gestire bene, quindi è il caso di cominciare a utilizzare i campi visivi. Allora, tu vattene a fanculo. Nolan level up come un cavaliere Pegaso. Beh, non mi sembra un'ottima cosa. Allora, loro arrivano massimo qua. Quindi... ma noi dovevamo prendere da Sote il coso. Il Tomo Tani. Merda. Allora, vediamo un attimo come la possiamo risolvere. Quanto mi fanno schifo i cavalieri Pegaso da Florina in Blazing Sword. Florina penso che non piaceva a nessuno. Ti giuro, a nessuno. I cavalieri Pegaso in generale però mi piacciono. Tipo Darsha mi piaceva, Tanith mi piaceva. Anche in Treehouses. In Treehouses non li ho usati i cavalieri Pegaso, ma per il semplice fatto che si potevano scegliere le classi. E a me piaceva, piaceva di più il cavaliere Viverna. Quindi quando potevo diventavano cavalieri Viverna. Livello arma aumentato, chiave porta per passare a destra. Adesso curello. Cerchiamo di baitare i soldati. Poi facciamo così. Ruba unguento, no, facciamo scambia. Diamo a Micaia questo che gli serve e facciamo fuori questo. Ci vorrebbe un cavaliere Pegaso che cura, è vero. Perché Flayne puoi farla cavaliere Pegaso, ma poi non può usare le bacchette, quindi è un po' inutile. Treehouses Xabi ha usato cosa? Ha usato la bionda che non mi ricordo come si chiama. Allora noi adesso qua dobbiamo fare come ci ha detto il buon Manuel. Qui c'ha il giavellotto, quindi occhio. Allora no, aspettate un attimo. Ingrid, esatto, no, ho usato Petra. Petra Pegaso. Oh madonna mia. Io Petra l'ho fatta assassina, mi sembra.
Io Petra l'ho fatta assassina perché l'ho fatta allenare. L'ho fatta trainare con l'arco e con. Con l'arco e con la spada. Andiamo un po' se riusciamo. Ok, va bene. Tanto Aran è molto lento. Perfetto. Non posso crederci, sei davvero tu? Laura! Ma perché Aran? Perché un figlio di Dane dovrebbe schierarsi con Mignone? Perché da figlio di Dane a figlio della mignotta è un attimo. Da quando una famiglia di mercanti di Begnon mi ha adottato. Comunque non potrei mai farti del male, sei sempre stata come una sorella per me. Vattene allora finché sei in tempo, chiuderò un occhio, ok? Ma che ne sarà di Micaia e Sote? Hanno rischiato la loro vita per l'abate e per me. Non posso abbandonarli ora. Ok. Non posso continuare a ingannare me stesso. Ciò che Begnon sta facendo è spregevole e non posso accettarlo. Dai. E abbiamo sbloccato, ragazzi, Aran. Soldato, quindi stessa classe di Nefenili, forza 10, velocità 10, abilità 12, difesa 11. È una buona unità. Dipende tutto da come fa il level up. Perché è di una lentezza, regà, che vi assicuro è disarmante. Micaia vuole Misoretta. Che cazzo. Che fa il sostegno? Allora, il sostegno ha la stessa meccanica di Fire Emblem Path of Radiance, solo che qua si vede. Fondamentalmente è quello. Si vede e... faccio vedere l'animazione di Aran. Si vede e aumenta la precisione dei colpi e aumenta anche la... mi sembra il danno di poco oppure solo la precisione. Questo nuovo soldato mi piace. Potrebbe essere forte da Timid 252. Allora, aspettiamo un attimo qua. Raggruppiamoci un secondo. Fai delle animazioni di danni, mi piace quando cadono i meteoriti sugli oppi. Assolutamente. Ok. Cerchiamo di attirarli qua. Ci mettiamo il pugnale di bronzo. A questo punto qua menamo. Però qua ci stanno questi, c'è Burton, che è un po' infame. Ah, però loro tipo qua sono rallentati, quindi in realtà ci va bene, perché... facciamo così. Se fate la sabba a ottobre potrete giocare un torneo veramente figo. Sì, ragazzi, adesso che Pyrox mi ha messo l'assist, diciamo, manco come il buon Pirlo, praticamente riprendiamo un attimo il discorso. Ovvero che potete fare la sub per sostenere il canale in maniera completamente gratuita se avete un account di Amazon Prime. Quindi potete fare la sub con Twitch Prime. Altrimenti, se non l'avete, potete fare la sub comunque a metà prezzo fino al 24 settembre. Perché c'è il September offerto direttamente da Subway, che oltre a un panino ci offre le sub su Twitch alla metà del prezzo. Se fate la sub potete entrare nel gruppo esclusivo di Telegram, avere il badge di Mimikyu vicino al nome e poter usufruire della faccia di Fiabbano in chat. Se volete sostenere invece il canale potrete farlo con una donazione qua sotto. Se non lo doveste essere, c'è anche il link per iscriversi al canale di YouTube, dove carico video, dove ricarico alcune live. E soprattutto nel gruppo di Telegram sia io che gli utenti organizziamo delle attività da fare in gruppo.
Adesso loro hanno fatto, ringrazio in particolar modo Pyrots e Banfox che si sono occupati di questa cosa, di organizzare un torneo con un metagame di leggendari restricted. Hanno fatto una ban list e appunto si stanno occupando loro di cercare di riequilibrare un po' il metagame per cercare di fare qualcosa di un po' più divertente, e si farà per l'appunto un torneo. Tanto guardate Aran che figo, regà, con la cotta nera, davvero soldato di Dane, perché se ben vi ricordate i soldati di Dane hanno tutti quanti la cotta nera. Bam. Qua ci conviene fare così, fare un po' da schermo. Perfetto. Ecco il boss che si avvicina a Sode, grazie a Dio. E il sostegno in difesa mi sembra che aumenti la possibilità di schivare l'attacco. Adesso lui è rimasto incastrato qua e questa cosa ci piace, perché adesso noi il Tomo Tani che abbiamo preso dalla cassa per Mikaia è particolarmente rotto contro unità corazzate. Intanto salutiamo il buon Judge che va in sessione, quindi buona sessione carissimo. Fammi fare bella figura, fai fare bella figura a Dern il bibliotecario. Cotta e mangiata da Eliana. Ah, che palle. Mo' loro se la prendono con le unità che sono rimaste indietro, ma non ce ne frega nulla. Solo che io voglio vedere il range almeno dell'arciere, onde evitare che i personaggi fanno una brutta fine. Qua il tizio lo dobbiamo per forza indebolire con Sode, che fa un triplo e lo uccide. Però va bene così, raga, perché non mi va di rischiare le unità per non usare Sote. Tanto Sote comunque va allenato. Va allenato perché pure Sote ci servirà tantissimo più avanti. Anzi, vi dirò di più, Sote più avanti è uno dei personaggi più importanti. Poi capirete il motivo. Vedete, il livello arma coltello aumentato. Poi, Mikaia. Tani, 31. Devo far vedere l'animazione. Vedere Kurt in difesa è un colpo al cuore, è vero. Guardate. Bam. Pensate, raga, che all'epoca, quando uscì Fire Emblem Radiant Dawn, io non avevo ancora la... avevo ancora il GameCube e c'avevo la PlayStation 3. E praticamente comprai la Wii soltanto per poter giocare a questo. Quindi pensate quanto mi piace sto gioco. Io qua mi faccio i cazzi miei. Ecco, questo non ci voleva proprio. Dobbiamo pregare il Signore che Leonardo colpisca suo soldato, perché altrimenti Mikaia muore. Però ci avevo due colpi. Mamma mia, meno male. Solo in modo dobbiamo mettere Edward a tankare, che non mi sembra un'ottima scelta. Qua curiamo Sote. Mikaia usa Lighter Burst the Sky. Ce l'hai ancora il CD del gioco? Sì, ce l'ho. Oh, Andre, ciao, non ti avevo visto. Sì, ce l'ho ancora il gioco di Radiant Dawn originale. Qui salutiamo Amy, ragazzi, a chi se ne frega. Prendiamo tipo dell'esperienza bonus se sopravviveva, ma anche che non ce ne frega un cazzo, sinceramente. Avevi anche la lama vento, sì, ma tanto Edward non c'ha tanta magia, quindi non avrebbe comunque fatto chissà che. Addio.
Vai, vai, sì, già sei un peso, non è che non vuoi esserlo. Vai, curiamo Aran. Allora, qua dobbiamo fare degli incastri. Intanto togliere 13. Poi vediamo se la riusciamo a finire con Edward bene, altrimenti dobbiamo farla con Iliana. Ok, sì, ce la dovremmo fare. Ci deve di poco male se c'è via. Ok. Ma quindi non è morta, se l'è solo data a gambe. Sì, sì, si è solo ritirata. Facciamo così. Light that burns the sky. Microzma. Adesso, raga, Necrozma, quando c'è il mid del 22, lo chiamerò Micaia appositamente. Perfetto. Aia, mio Dio, il braccio. C'ho una paura fottuta che mi possono targettare Micaia. Più che Light Burns the Sky mi ricorda Maggie the Lion della saga di Persona. Ha deciso di portare ex Ernest Necroz, Messi e Andre, il team definitivo. Cioè, pure se mi va male al mid me lo tengo per Colonia, perché ci sto testando il ladder ed è forte. Se mi va male un torneo non è detto che il team è una merda, quindi ho deciso che porto quello e basta. Nella vita bisogna anche prendere delle scelte. Allora, io penso che l'arciere non si muova, però onde evitare, io faccio così. Faccio così. Cerco di guadagnare un po' di spazio vitale in più per loro. Pure perché naturalmente, essendo un team mio, puoi immaginare che non è uno Xerneas Necroz, ma normale. Questo meta va forte la coppia Xerneas più Necroz, ma è vero. Guardate, raga, Kurt Naga quanti pochi danni prende, grazie a cazzo è un drago. Che c'è nel cespuglio che brilla? Niente, è una siepe di cura. Cioè, se tu ti metti là dentro recuperi alla fine del turno DPS. Ti fa tipo leftovers, è vero. Facciamo avanzare un po' di gente, così famo a pizze. Mi preparo psicologicamente. Ma questa cosa che hanno messo i cespugli dentro sto stage è tipo top, perché almeno qualche colpo si riesce a evitare. Allora, diamo una mano a Nolan. A Bruce Nolan. Intanto vediamo cosa succede. Che io poi guardo sempre le notifiche là, ma in realtà mi dà la cosa, mi dà il log qua. Non sarebbe figo se Kurt a un certo punto dicesse fa un culo e diventasse un drago bianco occhi blu distruggi mondo? Ah ok, però non mi ha fatto vedere sto giro. Oddio raga, che era una donazione? Ditemi che non era una donazione. Cioè, se no la devo andare a vedere su Streamlabs e ci metto di più, ma ovviamente tranquilli che la leggo. Cazzo, mi sa che era una donazione. Allora adesso la vado a vedere. Andiamo a vedere Safari Streamlabs.
Sì, Leonardo se deve dare una svegliata e imparare a se usare l'arco d'acciaio, perché altrimenti la vedo male. Ah no, non era una donazza. Penso sia una un'iscrizione YouTube, perché qua mi dice Maurizio Salvi has subscribed su YouTube, quindi penso che sia una notifica di quello, nel dubbio. Benvenuto. Qua lasciamo Sote a fare da muro. Me lo dite, raga, che cosa era apparso sullo schermo, per favore? Stiamo mettendo un po', raga, però sti stage vanno ragionati, perché non sono facili per niente. Sarebbe figo se Kurt a un certo punto dicesse fa un culo e diventasse un drago bianco occhi blu, distruggi il mondo. Guarda, non è drago bianco occhi blu, ma ti assicuro che vedremo qualcosa di interessante. Ecco, rinforzi. I have a feel of déjà vu. Esatto. Buono, raga, che arrivano i rinforzi, perché almeno riusciamo a livellare. Finita la serie di mappe di Mario Kart, ho capito più o meno come funge, ma è ancora abbastanza complesso. Xabi, pure l'italiano è complesso. Specula M. Pippone. Sono un gran Barnazzi, sì, sono un gran Barnazzi, perché è giusto. Se questo è l'andazzo, assetto corsa sarà un incubo per te. Lo so, Mario Kart c'ho quello per la Switch, ma quelli vecchi ho giocato solo Double Dash e quello sul 3DS. Madonna, che cazzo c'è? Sai, c'è il gigantismo che c'è le mani grosse come mezzo schermo. Ok, siamo vicini alla fine. Sì, il gigantismo almeno piace a sei donne. Onesto. Dai, ragazzi, che bello comunque che vedo qualche Mimikyu in chat. Sono molto contento. Altri rinforzi, però direi che possiamo anche non aspettarli. Allora, qua se io metto Mikaia là, vado con Edward là, c'ho Aran col giavellotto, dovremmo potergli rompere il culo. Ottobre ho la resub con Twitch, grande, perfetto. Allora ti aspetto. No, più che altro, raga, non per niente, perché veramente... Allora, io capisco chi l'ha già fatta, tipo con il pardo o con altre cose, io non dico assolutamente niente là, perché la sub è giusto che la facciate con chi volete. Però veramente, se avete l'account di Amazon Prime, non ci vuole niente a fare la sub. Cioè, comunque è una cosa che... L'account di Amazon Prime, raga, c'erano tipo cani e porci, quindi non ci vuole niente a linkarlo. Prendilo, dai. Noi adesso qua dobbiamo fare la stessa cosa, quindi andarcene prima con gli altri. Il camion è meno a farti sclerare il 12 o il 13. Non lo so.
Venire a Milano e spendere 100 euro di treno per farmi un mid-season, sinceramente, non rientra proprio tra le mie priorità, guarda. Con tutto il bene che posso volere a sto gioco, ma... Nel Games Week no, perché sto a Colonia. Tant'è che infatti il Pardo non viene a Colonia proprio perché quei giorni sta al Games Week. Maxella viene da Bologna, un via da Roma. Ci mette un po' di meno. Micaia, dai. Sì. Cominciamo a far andare via un po' di gente. Mi dire troppo andare ad aprire gente che fa. Io ci sono lo Switch. Proviamo questo Smash Bros. Usi NES. Ti piace vincere facile? Bonshi bonshi po po po. Pick a fire. Bonshi bonshi no, no, no. Excella da Bologna. Olè. Damose like the wind. Ok, sì, torna a carovana, va. Mi fanno quasi rimpiangere Ashnar, dire folle di Dane. Mai mi sarei immaginato che un giorno avrei detto una cosa simile. Quindi alla fine la carovana di mercanti, praticamente, se vi ricordate, erano andati a Dain, loro, Ileana e Ziark, alla fine di Path of Radiance. Ah, allora, adesso qua c'è la bomba di lore di questa live. Si dice che Reashnard avesse un figlio. Davvero, ne sei certo? Reashnard aveva un figlio, perché non si è mai saputo? E qua inizia già il collegamento col gioco precedente. Durante l'ultima guerra, l'esercito di liberazione di Ozna fu guidato da una discendente della famiglia reale. Dane potrebbe fare lo stesso e scacciare l'esercito di Begnon. E dove si troverebbe ora il figlio di Ashnard? Si dice che stia radunando un esercito a est, presso il deserto della morte, per rivendicare il trono. Andiamo là? Che ne pensi, Micaia? Nel deserto ci attende un incontro importante, un incontro che cambierà il nostro futuro. Lei ci ha avuto tipo una visione. Attenzione, ragazzi, per chi ha seguito la serie precedente, e qua ovviamente c'è Ashnard che c'ha un figlio, io tipo ero rimasto così. Quindi... guardate un po'. Sì. Inizia la parte più bella del gioco. A parte che possiamo rifare la base, come su Path of Radiance. Quindi vediamo un po' che ci dicono. In città. Allora, sì, da quando siamo arrivati? Cosa credi che dovremmo fare? Non ha detto nessun pericolo. Comunque meglio verificare, eh? Ma sei una ragazza, mi dispiace. No, non scappare. Ok, mio nome è Micaia, bla bla bla. Lui è mio fratello, Sote, veniamo da Nevassa, ok. Mi chiamo Meg, bla bla bla, qualcuno a cui tengo, sta cercando qualcuno, sì. Di incontrarti con qualcuno proprio qui, non sono così sicuro in effetti, io solo che ero venuto qui prima di sparire, forse si addentrava nel deserto. Ok. Vabbè, lei viene da Ozna, abbiamo reclutato Meg che è un cavaliere corazzato. Tutto questo Ike a tirare Sky Uppercut con le spade sta a fare qualcosa. Lo vedrai.
Posso parlarti un attimo, eh? Vabbè, questo lo sappiamo. Prezzi imbattibili, tomi di magia. Basta, vabbè, qua ci spiegano quello che vendono. Altri mercanti. Ok. Kurt. Non ci dice niente di che. Allora, assegniamo un po' di esperienza perché ce la dovremmo avere. 691. Diamone un po' a Micaia. Meg è la sfida. Che pippa Meg, raga. Meg è veramente un'unità di merda. È scarsissima. Poi potenziamo un po' Leonardo. Vediamo se ci arriva a 9 di forza. Ovviamente no, però aumenta l'abilità e la difesa. Poi Iliana sta bene così. Aran, Edward, gli possiamo dare un po' di esperienza. Ragazzi, avete visto quanta esperienza succhiano le unità? Cioè, è molto più difficile. Allora, rigattiere. Sistemiamoci un attimo l'equip. E poi ci facciamo l'ultima missione, anche se chiudiamo alle 10:30, non mi interessa perché sto gioco è bello. Chiave porta non ci serve, chiave cassa ce la teniamo. Poi, strumenti. Chi è che c'ha lui? Scambia con Edward la lama vento. Poi dobbiamo decidere a chi dare gli strumenti. Quindi Nolan c'ha 11 di difesa. Edward, lui c'ha 7, Edward c'ha 6. Allora io farei così. A meno che non vogliamo fare Aran proprio super tank. Aumentano solo 3 statistiche fisse con la percentuale di crescita maggiore. Oh, non la sapevo questa cosa. Mentre invece il fluido energia lo diamo a Leonardo, che almeno comincia a spammare un po' di danni anche lui. A meno che... Ok, poi commercia emporio. Prendiamo... Vedete, qua c'è anche la pagina degli oggetti rari. Io adesso prenderò l'ammazza bestie e lo daremo a Sote. Poi erba medica la diamo una a Sote che non ha cure, una a Laura e una a Iliana che non l'aveva, anche a Nolan. Necrozma DM weakness. E oggi passa l'adder, oh mio dio. Armeria, c'è qualcosa di utile? Non penso. Ah, il coltello. Perché il coltello, a differenza del pugnale, serve per fare gli attacchi a distanza, quindi potrebbe essere intrigante. Poi sostegno, può farlo qualcuno? Ah no, unità sostegno disponibili. Questo lo possiamo dare noi a chi vogliamo noi. E poi loro se lo aumentano. Qua non ci stanno i dialoghi di sostegno. Quindi direi Edward e Nolan. Vedete, aumenta la protezione, il colpo e la schivata. E poi a livelli più alti aumenta anche l'attacco. E poi facciamo Laura per ora con Leonardo. Poi lo cambiamo. Meg come sta messa? Sta messa bene. Salviamo. Esci dalla base. Non ne sono sicura, ma sento qualcosa. C'è una presenza qui che mi sta chiamando.
Non riesco a credere che queste rovine siano ancora in piedi. Sembrano davvero molto antiche, mi chiedo chi abbia costruito tutto ciò. A giudicare dalle dimensioni devono essere stati Laguz. Cosa devo far pensare? Ok, bla bla bla. Guardate, però ciò che mi meraviglia di più non sono tanto le rovine, quanto la tua trasformazione, Sote. Sei cambiato. Ricordo che un tempo per riferirti ai Laguz avresti usato il termine semiumani, una parola terribile. Ora invece... Insomma, ci sarà pure un motivo per cui i Beorc sono chiamati figli della ragione e i Laguz i figli della forza. Ora però so che le differenze tra le nostre razze non significano che una sia migliore dell'altra. I pregiudizi, bla bla bla. Ho capito tutto questo quando ho conosciuto Ike 3 anni fa durante la guerra e ho combattuto sotto di lui. Devo dire la verità, pensavo che stessi per dire qualcosa di saggio e invece direi ancora in ballo Ike. Cosa vuol dire ancora? Sote, a volte mi sembra quasi che ogni scusa sia buona per elogiare Ike. So che hai combattuto al suo fianco, so che gli devi la vita e so anche che vorresti essere come lui. Ma per Dain Ike resterà sempre colui che ci sconfisse 3 anni fa. Qualcuno potrebbe definirlo persino un nemico della patria. E tu lo sai bene. Cioè, avete capito? Cioè, noi siamo nella nazione che abbiamo sconfitto nel primo gioco. Questa per me è sempre stata una gran figata. Incredibile. Un tesoro enorme, era forse il richiamo dell'oro quello che hai sentito, Micaia? Guardate un po'. Le nostre prime prede dopo tanto tempo. Lui si chiama Dolore e il fratello non mi ricordo come si chiama. Ci stanno dei Laguz, banditi Laguz. E qua abbiamo praticamente la schermata come in Path of Radiance. Quindi, molto bene. Allora, qua i Laguz funzionano diversamente. Allora, dolore e agonia. Ok, perfetto. Qua, raga, mo tocca un attimo impegnarsi perché qua con i Laguz non è mai facile. Allora. Questo livello mi ricordo che a me mi ha sempre dato abbastanza problemi. Dolore. Si chiama Dolore. Voglio fare un attimo dei calcoli. Con il coltello gli levo 24. È buono per allenarlo. Vediamo se Edward lo riesce a finire. Ok, no, ma c'abbiamo questa. Ehi Nolan, questi qui giocano sporco in campana. Possono fare dei piccoli dialoghi di sostegno durante la battaglia. Vedete, non sono nulla a livello di lore, però sono carini. Triplo, boom. Allora, intanto vedo che sta leggermente a rallenti. Provo un attimo a riavviare il gioco. Tanto bel livellino questo per Edward. Salva battaglia. Allora, interrompiamo. Vediamo se riparte bene. Sta letteralmente prosciutto e melone, ma veramente? Riprendi, capito? Ha deciso che deve andare a rallenti, vabbè. Ok, 7, vediamo se attacca una volta sola. Attacca 2 volte Edward, molto bene.
Fino a quando dura la live? Finiamo questo livello, Manuel, e poi stacchiamo. Vedete, con il coltello riusciamo a lasciare le unità a pochi PS, così possiamo far finire agli altri. Bene. Mi sono perso mezza live, voglio buttare sotto un treno. È detta, te la devi recuperare. È tanto bella. Allora, tu come stai messa a trasformazione? Mi sa che si trasforma dopo. E ci apre il culo questo. Quindi... allora, aspettate che devo pensare un attimo. Perché se io uccido quello con Nolan... ok. Cosa combini al buio? Ah, c'è lo schermo nero in live. Vabbè, ma ditemelo prima, regà. Me lo dovete dire subito, regà. Ecco qua. Perché ho chiuso la finestra di Dolphin per provare a... vedere se si dava un'accelerata, ma non l'ha fatto. Ma veramente? Ah, oddio, raga, scusate. Vabbè, oh, scusate, alzo le mani. Vabbè, ok, siete meglio voi. Lo sapete che vi dico allora? Vi meritate un esercito di Fiabon. Allora, facciamo spingere via lei. Facciamo così. Vediamo se riesco a romperlo sto muro. Perfetto. Livello arma aumentato, grazie signore. Almeno c'è piazzo Edward qua. Cioè Nolan, scusate. Pialo. Molto bene. E manca solo Laura, facciamogli curare Edward. Poi io mi ricordo che da qualche parte qua sotto c'era un sigillo supremo. Quello per fare... ah, così! Già arriva il boss. Va bene, ok. Mamma mia, Nolan. Vedi che fa... ok, lo reggiamo matematicamente. Guarda che pezza. Guardate Meg, raga. Muore subito. Che pippa.
Cioè dobbiamo piazzare Sote, però con il coltello, perché così magari non lo uccide. Ci prendiamo l'exp. Sì, due boss, è vero. Però finché riusciamo a gestirli così va bene. Chi manca da muovere? Ah, Leonardo. Muri e pizze. Che cazzo. Vedete? Dai, l'hai triplato, Sote. Sei veramente un cane. Potevamo uccidere il boss a Micaia. Che palle. Vabbè. Solo a me è tornato schermo nero? Non ho fatto niente stavolta, giuro. Io vedo, ok. Vai, sti 7 PF gli famo levare tipo a Leonardo o a Nolan. Vai, lui qua si trasforma. Merda, è una tigre. 10, ok. 10 anche noi, ci attacca due volte? No. Mandiamo via Sote. Diciotto. 27 rimane a 9. Ok, dovremmo riuscire a ammazzarlo. Non ci credo. Guarda che sfiga. Dai, c'ha 92 di colpo. Merda. E mo? Sta pippa di Leonardo non gli leverà mai 9. Mamma mia. Grande Leonardo. Penso abbia senso far uccidere il boss a Sote perché ottiene comunque abbastanza esperienza. Sì sì, però il colpo c'è, ma te lo sei preso tu. È vero. Buono, dai. Dobbiamo sperare che Micaia riesca a livellare la velocità, perché a me in tutte le run che ho fatto, ragazzi, ne ho fatte davvero tante di sto gioco, Micaia è sempre stata lenta. E va sicuro che in endgame è tanto un problema. Meg rimarrà a fare guardia alla Giara, che non serve a nulla. Aran scarso. Aran onnati. Allora, io non mi ricordo dov'era il sigillo supremo. Mi pare che stava da sti pizzi. Tanto curiamo Sote. Dobbiamo andarci sopra con un'unità che c'ha parecchia fortuna. Vediamo se dobbiamo andarci con Sote o con Micaia. Sote c'ha 15, Micaia 16. Ok, ci andremo sopra intanto con Sote poi. Sono abbastanza convinto che stava da ste parti. Eccolo, ha trovato Edward. Perfetto. Ah, un'altra cosa, ragazzi, fighissima di questo gioco è che le classi, mentre in Path of Radiance erano due, tipo c'era Mirmidone, Mastro Spada, Lottatore, Guerriero e via dicendo, qua sono tre classi. Quindi proprio, regà, qua ci divertiamo, eh. Dobbiamo rimettere Sote a tankare qua. Che avete visto, c'erano i Laguz che sono arrivati da dietro. Faccio finta di capire cosa sta succedendo, sto zitto e annuisco. Davvero fa umati. Praticamente, Death, cosa è successo? Questo piccolo esercito è un esercito di gente di Dain,
che praticamente è stata occupata da Bennion dopo la guerra, che però ha fatto tipo una dittatura, quindi loro praticamente si stanno opponendo a questa dittatura e si fanno chiamare la Brigata della Luce, il capo è lei e c'è Sote, che era il ragazzino con i capelli verdi che abbiamo trovato sulla nave di Nasir. E adesso hanno saputo che Re Ashnard, il boss finale dell'ultimo gioco, aveva un figlio e quindi lo stanno andando a cercare per cercare di riconquistare Dain e liberarla dalla schiavitù di Bennion. Però vatti a vedere la prima parte della live, perché là comunque viene spiegato tutto quanto. Vediamo se Sote riesce a non crittare anche questo. Ah, ok, lo uccide, perfetto, ma l'ha comunque anche crittato. Molto bene. Dain è tipo l'Africa. Don't take a lot to drag me away from you. Ah, qui il boss, raga, ha fatto un enorme errore, perché è venuto da noi non trasformandosi. E guardate le pizze in faccia che sta per prendere. Perché Ilaguz, se ben vi ricordate, è in forma umana. Prendono tipo una catafracca di danno. Edward, 11. Però, a differenza di Path of Radiance, a sto giro anche i Laguz possono menare. Menano praticamente a mani nude. Almeno non sono inutili. Prendere pizza da Leonardo. Uff. Ricarichi la live su YouTube? Assolutamente. Visto che c'è pure quella di Path of Radiance, per coerenza ricaricherò anche quella di Radiant Dawn. Tanto livello arma aumentato luce, molto bene. Mettiamo Edward qua. Mandiamo Sote e Aran, facciamo. Coltello, c'aveva il card equipaggiato, ecco perché l'ha shottati male. Quanti danni mi hai fatto? 10. Un po' umiliante effettivamente prende pizze da Leonardo, eh? Mi prende un po' d'esperienza, però poraccio. Mi piace. Danni 10. Piace Aran. Se lo fa in fretta sarà il primo youtuber italiano a portare Radiant Dawn in italiano, eh? Se lo faccio in fretta, pure se penso che sia abbastanza useless, nel senso dovrei essere a prescindere. Boh, mamma mia, raga, Nolan ha preso l'accetta e gli ha aperto la capoccia a metà sto gatto. Ecco, questo l'abbiamo sentito già un po' di più, ma comunque non è un problema. Aia, fa che attacca una volta. Madonna, si è attaccato due volte l'ultimo mostro, mi sentivo male. Il WWF è muto.
Intanto Sote ha delle statistiche abominevoli, raga, ma che comunque non bastano per farci sentire al sicuro. Quanti PF c'ha? 16. Nolan è nice boss di Joseph, ora che lo noto. Non so di che cazzo stava a parlare. Boom. Ciò prende un po' di esperienza anche a Nolan. Mikaia levella. Ok. Questa cosa che lui se n'è andato è ottima, perché possiamo andare con Mikaia almeno ad aprire quella cassa là. Veste angelica, molto bene. Questa ci aumenta i PF. Ci aumenta i PF di 10. Sto vedendo se ci sono altri oggetti smarriti, ma quanto pare no. Ho deciso di tenermi l'ammazza bestie, ragazzi, perché ci servirà in un punto del gioco che non vi sto a spoilerare. Però l'ho comprato perché mi pare che si poteva comprare adesso e poi non ce ne stanno più altri, quindi me lo sono preso perché ci servirà. Sei solo geloso. Sì, dell'uccellino. Ah, raga, guardate qua. Un'altra bomba di lore. C'è qualcuno che sta cantando, viene da là. Aspetta, Mikaia. Guardate un po', raga. Vi ricorda qualcuno? Ehi, tu, chi sei? Mi chiamo Raphael. Una voce mi ha guidato fin qui. Era la tua? No, ma anch'io ho seguito una voce. Sembra che qualcuno o qualcosa ci voglia qui. Siete dei Laguz, vero? Uno del clan degli Aeroni e gli altri due della tribù delle bestie, giusto? Proprio così, giovane Beork. Le tue ali bianche indicano che fai parte della famiglia reale degli Aeroni. Sei forse imparentato con il principe Rayson? Rayson, mio fratello minore, per caso lo conosci? Puoi ben dirlo, abbiamo fatto parte della stessa compagnia per un po'. Cosa? Vorresti dire che mio fratello è ancora vivo? Certo, è ancora vivo. E per quanto ne so, sono vivi anche il re, tuo padre e la principessa Leanne. A meno che non sia successo qualcosa, tutti e tre vivono nel palazzo reale di Gania, il paese della tribù delle bestie. Incredibile, mio padre e la mia dolce Leanne sono ancora con me, oh Dea. Non sono solo, non più. Raphael. E voi chi siete? Io sono Nyla, regina di Atari, e questo è il mio fedele suddito Volug. Il nostro regno si trova a est, lontano da qui. La mia gente, il clan degli Aeroni di Serenes, è stata accusata dell'assassinio dell'imperatrice di Begnon. Per questo sono stati trucidati dalla folla inferocita. Pensavo che tutta la mia razza fosse stata sterminata, e questa cosa noi l'abbiamo già approfondita nello scorso capitolo. Dai, la best furry waifu. Sapete qual è la strada migliore per raggiungere Gania?
Per un gruppo di Laguz attraversare la campagna di Dane sarebbe un suicidio. Vi ci vorrà un po' di più, ma noi potremmo accompagnarvi fino in Ozna. Ma perché dovremmo andare in Ozna? Perché non ci dirigiamo subito in Gania? Entrare in Gania mi sarebbe quasi impossibile. L'uomo che vi ci potrebbe portare risiede attualmente in Ozna. Il suo nome è Ike. Egli è in contatto con Re Kainegis e i suoi consiglieri. È l'unico che vi può aiutare. Già, Lord Ike, eroe della liberazione di Ozna, comandante dei mercenari di Grail e capo dei compagni di Sote. Beh, raga, naturalmente Mikaia gli rode il culo perché... ha sconfitto Dane, quindi... La storia di Tellius è una storia di guerre. O almeno, questo narrano i trovatori. È una storia di lotte continue tra Beorc e Laguz. Una storia scritta col sangue e segnata dalla diffidenza. Tanto che la maglietta di Anne corre a Shiram. Combattono con le armi degli uomini, le spade, le asce, le lance e le arti magiche. I Laguz, invece, usano il loro stesso corpo come arma, trasformandosi in bestie, uccelli o draghi. Entrambe le razze furono create dalla dea, ma non sono mai riuscite ad accettarsi reciprocamente. Il principe degli Aironi, Raphiel, la regina dei lupi di Atari, Naila, e il suo vassallo, Volug. L'incontro tra la Brigata della Luce e questi tre Laguz è solo un caso o è il segno che qualcosa sta per accadere? Una domanda ancora senza risposta per Mikaia. Quindi ragazzi abbiamo anche una nuova tribù dei Laguz, perché noi abbiamo visto gatti, tigri, corvi, falchi e draghi. E adesso abbiamo anche i lupi, sempre della tribù delle bestie, che nello scorso capitolo non c'erano. E noi abbiamo Naila, che è la regina, quindi potete immaginare che stats sbagliate che possa avere. Sarebbe bello se la nostra missione fosse cercare il figlio di Ashnard, qui fa troppo caldo. Vedo pericoli, battaglie e tanto dolore, ma anche speranza. Qualunque sia il nostro destino, ora so che lo troveremo nel deserto. Allora ragazzi, io direi di prepararci un attimo. Intanto informazioni, Sote che ci dice? 10.000 monete, ok. Perfetto. Naila invece... Mikaia, volevo farti una domanda. Possiamo aiutarvi in qualche modo in questa battaglia? Cosa? Ma so che probabilmente preferireste non essere visti in compagnia di Laguz, ma non possiamo restare a zampe incrociate mentre i nostri alleati sono in pericolo. No? D'accordo, scusa il disturbo allora. No, no, non è come pensate, non scusatevi, è solo che... Che c'è, Volug? Ho capito, mi sembra una buona idea. Sentite che bello il verso dei lupi. Non sembrerà poi così strano se qualcuno ti vedrà nel deserto con questo cane al tuo fianco, vero? Cosa? Come saprai, noi Laguz combattiamo solo in forma animale. Ciò nonostante non possiamo restare trasformati troppo a lungo. Volug però può semitrasformarsi grazie a una tecnica speciale. In questo modo può mantenere il suo aspetto di lupo per tutto il giorno. In questa forma transitoria egli è meno forte, ma darà comunque del filo da torcere a qualsiasi Beorc. Allora girate la coda se non puoi stare a zampe incrociate. Cazzo. Queste le possiamo skippare. Allora assegna. Abbiamo preso esperienza? Direi di sì, ma vedete raga, cioè se ne prende veramente tanta. Ecco qua. Leonardo lo possiamo far livellare. E anche Nolan, buono. Meglio far livellare Aran. Ciao Davide, buonanotte. Tanto tra un po' stacchiamo anche noi. Vedete, Volug ha delle statistiche
decisamente oneste. Vediamo qua se ci offrono qualcosa di divertente. Lamavento, polvere e spirito. Questo per aumentare il valore di magia. Lo potremmo dare a Micaia, ma costa davvero davvero tanto. Non mi va di spenderci soldi. Facciamo un salvello. L'erede dimenticato si chiama, ragazzi. Quindi si presuppone veramente una bella seconda live che non vedo l'ora di fare. Allora, ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qua. Abbiamo fatto già una bella parte di live, una live bella cicciona è stata. Comunque abbiamo visto parecchio della storia di questo nuovo capitolo di Fire Emblem della saga per GameCube e Wii. Io spero davvero che vi sia piaciuta, perché secondo me questo gioco vi prenderà tantissimo. La storia è meravigliosa, quindi spero che continuerete a seguire questa live che verrà ricaricata su YouTube nei prossimi giorni, probabilmente sabato o domenica, per coprire qualche buco di programmazione. Noi ci vediamo, vi farò sapere, ma probabilmente ci vedremo giovedì alle 19 con una live. Vi farò sapere poi nei prossimi giorni quale. Mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi, un saluto del villaggio, bella per voi, buona serata, ragazzi. Salviamo un'altra volta perché non mi sento tanto sicuro. Bella, ragazzi.